Foracci torna solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con il pessimo, pessimo, ma veramente pessimo reboot di Saints Row. E Aura Boy, tanto per cambiare, è stato il più veloce di tutti a riconoscerlo. Manuel sbaglia alla grandissima, bravo, ricordandoci che al lancio la GTA The Trilogy The Definitive Edition era la vera de schifezza. Ma va bene, dai, lasciamoci il passato alle spalle. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai prendersi una pausa. Incredibile. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anzi, mi sbilancio, sarà la puntata più ricca di sempre. Dobbiamo infatti recuperare l'assenza di ieri e oggi faremo una vera scorpacciata di news, quindi non c'è tempo da perdere. Prima di tutto però vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, di cui trovate i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ma partiamo da una critica, perché Nintendo è riuscita a gestire nel modo peggiore possibile la vendita della Collectors di Xenoblade Chronicles 3 e ora, finalmente, dovremmo essere arrivati alla fine di questo percorso a dir poco tortuoso. Nonostante Xenoblade Chronicles 3 sia uscito a fine luglio, noi collezionisti appassionati della serie stiamo ancora aspettando l'arrivo della Collector's Edition. Inizialmente prevista per il Day One, poi rimandata a data da destinarsi, ci era stato poi promesso sarebbe arrivata sul My Nintendo Store a fine settembre. La settimana scorsa Nintendo ci ha ricordato di tenerci pronti per l'arrivo della Limited e nel mentre il sito è andato in manutenzione per una settimana intera e della Limited nessuna traccia. Da ieri il My Nintendo Store è di nuovo online, ma indovinate un po'? Della Limited nessuna traccia. Domani è l'ultimo giorno di settembre e poracci, devono tirarla fuori per forza. Ovviamente non abbiamo neanche uno straccio di orario per sapere a che ora aspettarci l'apertura degli ordini, ma ormai ho perso tutte le speranze. State allerta perché domani sarà una vera battaglia. Un piccolo sollievo per i collezionisti invece c'è, perché è stata confermata nuovamente l'uscita di Cuphead in versione fisica. L'edizione arriverà sia su console old gen sia su Switch e conterrà al suo interno anche l'espansione Delicious Last Course. Non abbiamo la data, ma quelli dello studio Moldenhauer assicurano che questa versione arriverà molto presto. Speriamo bene. In questi giorni si parla più di Edge Runners che della conquista non violenta di internet.poro e lasciatemelo dire, non va affatto bene. E sapete cosa c'è ancora di peggio? Beh, che un'altra serie è stata cancellata nell'indifferenza più totale. L'adattamento anime di Shenmue, dopo una prima stagione che ha riscosso un moderato successo, tanto da far presagire a un rinnovo per altri episodi, è stata ufficialmente terminata e su Crunchyroll non vedremo mai i nuovi episodi. Vabbè, ormai lo abbiamo capito, Shenmue rimarrà un fenomeno apprezzato da una ristrettissima cerchia di utenti. La visione di Yu Suzuki è per pochi. Ora però passiamo all'angolino poraccio dei giochi quasi gratis. Cosa dobbiamo aspettarci dal mese di ottobre? Beh, soliti 30 giorni pessimi per il Games with Gold. Ancora non mi spiego perché Microsoft tiene in piedi questo abbonamento. Gli utenti iscritti potranno riscattare Windbound e Bomber Crew, ma in edizione deluxe, tanta roba. Invece è un mese interessante ma non esaltante per il tier più basso del PlayStation Plus, ovvero l'Essential. I tre titoli offerti agli abbonati saranno Hot Wheels Unleashed, di cui ho sentito parlare un gran bene, e poi Unjustice 2 e Super Hot, altro titolo che sono curioso di provare. Manca però forse un nome di grande richiamo in grado di accontentare un po' tutti. Un po' un peccato. E poi c'è anche la selezione di giochi in offerta per Amazon Prime Gaming, per ora trapelata per via non ufficiale. Il servizio di Amazon proporrà, a quanto pare, Fallout 76, La Terra di Mezzo, L'Ombra della Guerra e Total War Warhammer 2. Vi ricordo che se avete Prime potete riscattare questi titoli senza alcun costo aggiuntivo. Ma passiamo alle notizie un po' più corpose, perché il mercato delle console portatili, degli hardware ibridi e dei PC consolizzati continua a farsi sempre più affollato e questa volta è il turno di Razer, che ha svelato una soluzione non ancora proposta dai suoi competitor. La settimana scorsa abbiamo visto Logitech
Logitech ufficializzare la sua scesa in campo con il G-Cloud, un device Android pensato principalmente per sfruttare il cloud gaming. Ecco, l'offerta di Razer è simile, ma profondamente diversa, e trova i suoi punti di forza in una duplice collaborazione con Verizon e Qualcomm, che prenderà il nome di Razer Edge 5G. Ma cos'ha di particolare questa console? Beh, che supporterà la connettività 5G ultra-wide di Verizon, che è in grado di raggiungere picchi di 1 GB al secondo in download, rendendo quindi possibile, almeno ipoteticamente, il cloud gaming all'infuori della copertura Wi-Fi, un bel punto a favore rispetto alla connettività limitata del G-Cloud. Ma non è finita qui, perché il device monterà il chip Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1, che garantirà performance di alto livello, tra cui il supporto ai 144 fps, la possibilità di mandare in output un segnale 4K HDR e anche una scheda grafica con possibilità di upgrade. Insomma, questa bestia di potenza, basata sempre su Android, sembra voler essere la soluzione definitiva per il gaming a 360 gradi in portabilità. E mentre verrà svelata ufficialmente il prossimo 15 ottobre durante la RazerCon, io ho un bel po' di dubbi a riguardo, e due sono giganteschi. Il primo è il prezzo. Se il G-Cloud arriverà a costare $350, mi immagino che questo device Razer se la batterà tranquillamente con le fasce più alte di Steam Deck, e si inizia a parlare di un bel po' di dollari. E poi c'è il problema dei piani tariffari all'infuori della e soprattutto del consumo dati della scheda 5G. Anche con piani di consumo illimitati, spesso si rischia di incorrere in delle limitazioni al traffico una volta raggiunta una certa soglia, e anche in questo caso mi immagino costi che schizzano alle stelle. Ma voi poracci siete intrigati da una console del genere? Ma passiamo a una notizia bomba proprio dell'ultimo minuto, perché Google ha appena reso ufficiale la chiusura del progetto Stadia, quello che adesso possiamo definire uno dei più grandi fallimenti di tutta l'industria videoludica negli ultimi anni. Vorrei dirvi che questa notizia mi ha colto di sorpresa, ma in realtà era ovvio che Google si sarebbe liberata prima o poi di Stadia, anzi più prima che poi. Ne parlavamo già un anno fa e molti di voi erano riluttanti all'idea di una fine prematura per la piattaforma di gaming in streaming, eppure è arrivata la conferma ufficiale. I servizi di Stadia cesseranno di funzionare a partire dal prossimo 18 gennaio, cioè fra pochissimo. Per Phil Harrison, vicepresidente di Stadia, la decisione è stata presa proprio per la mancanza di trazione del servizio, che non è stato in grado di fare breccia nell'utenza nonostante l'ottima tecnologia alle spalle. Google rimborserà tutto, dagli acquisti hardware ai software e anche DLC, e nonostante l'azienda, tramite Harrison, abbia dichiarato che continuerà a svolgere un ruolo attivo nel mercato del gaming, questo è proprio un dietrofront clamoroso. Sono passati solo 3 anni da quella presentazione in pompa magna di un servizio che prometteva dal nulla di rivoluzionare il mercato intero. Purtroppo a Stadia è mancata proprio la capacità di essere venduta, e non c'è stato alla base un modello di business capace di attirare anche i meno scettici. Commenteremo con più calma questa notizia, però intanto va detto che Stadia farà purtroppo la fine di tanti altri progetti proposti con entusiasmo da Google e poi terminati senza preavviso, per essere poi riposti in un cassetto e dimenticati per sempre. Ditemi, voi utilizzavate ancora Stadia? E chiudiamo poracci con una doppia data di uscita, un duplice rinvio che però è di segno opposto. Ci sono Scorn e Skull and Bones, e entrambi hanno una nuova data di uscita. Ubisoft ha praticamente deciso di non far uscire mai più Skull and Bones, perché praticamente all'ultimo secondo ha rinviato di 4 mesi l'uscita di questo titolo, previsto inizialmente per il 2018. Dall'8 novembre la data slitta al 9 marzo e Ubisoft ha dichiarato di essere arrivata alla fine dello sviluppo, ma di voler rifinire ulteriormente il prodotto per ascoltare il feedback dei tester che hanno potuto provare il gioco in anteprima nelle ultime settimane. Qui poracci c'è un ingente investimento destinato a naufragare, e Ubisoft le sta provando tutte, ma proprio tutte, fino all'ultimo, per cercare di minimizzare le perdite di un gioco votato al fallimento. Mentre la situazione per Scorn è diametralmente opposta. Un po' come accaduto per Xenoblade Chronicles 3, il titolo è stato anticipato dal 21 ottobre al 14 dello stesso mese. Le preview del titolo sono inaspettatamente entusiaste del macabro gioco, e probabilmente la scelta è stata presa per evitare di far uscire Scorn lo stesso giorno di Gotham Knights e Modern Warfare 2.
Almeno il 14 scorna sicuramente molto più spazio per essere notato dal grande pubblico. Tra l'altro il titolo sarà presente dal Day One sul Pass e direi che a questo punto lo si prova assolutamente. E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Stadia, Michele Scorn, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Va bene, dai, lasciamoci il passaggio alle spassaggio alle spassaggio alle spassaggio alle spassaggio alle spassaggio alle